Carenza di medici e scelte organizzative discutibili al centro delle difficoltà che affrontano alcuni reparti di grande importanza dell'ospedale di Pescara, lo denuncia il movimento Pettinari per l'Abruzzo. Domenico Pettinari, Luigi La Guardia, Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese, rispettivamente presidente del movimento politico Pettinari per l'Abruzzo, medico e responsabile sanità del predetto movimento e consiglieri comunali della lista Pettinari, hanno tenuto una conferenza stampa al comune di Pescara per affrontare gli annosi problemi che affliggono i reparti day hospital di ematologia e oncologia della ASL di Pescara. Abbiamo presentato un ennesimo dossier, una denuncia pubblica che riguarda il day hospital di oncologia e ematologia. Noi sappiamo che ogni giorno decine e decine, centinaia di utenza fragile è costretta ad attendere di fronte a questi reparti per sottoporsi anche a chemioterapia. E purtroppo queste persone sono costrette a fare file ad attese anche di ore in sale d'attesa non adeguate e inidonee perché mancano i posti per tutti. Tanti di questi pazienti che devono sottoporsi a chemioterapia, udite, udite, li abbiamo visti sedersi sulle scale, sulla scalinata dell'ospedale perché non c'è posto all'interno. E non solo, anche bagni fatiscenti, manca il personale. Quindi noi cosa stiamo chiedendo? Uno, di organizzare e ottimizzare le sale, fare delle sale dedicate, una per oncologia, una per ematologia e soprattutto con le sedute idonee, adeguate, che possano contenere tutti i pazienti. Ci auguriamo che chi di dovere, Presidente di Regione, Assessorato Regionale alla Sanità, ma anche il Sindaco nella sua veste di Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci, ci possa ascoltare e risolvere questa grandissima criticità. Qualcuno dice, Pettinari stesso ha detto, lei ci mette la faccia prestando fede a quel giuramento che avete fatto, il giuramento di Ippocrate. Certo, io ci metto la faccia, ce l'ho sempre messa la faccia. Sono stato per quasi 30 anni consigliere dell'Ordine dei Medici e insieme a tutto lo staff che negli anni mi ha fatto compagnia, abbiamo sempre portato avanti problematiche a difesa del paziente, oltre che della categoria. E la terapia del paziente non è dargli solo un farmaco o attaccarlo ad una flebo. La terapia presuppone anche che il paziente venga accolto nella maniera migliore possibile.